Altra grande accelerazione, Pulisic, Pulisic, Pulisic! Un gol pazzesco, la seconda serpentina! Se ne è andato alla grande! Prove tecniche prima, non era riuscito a trovare lo scarico giusto. Stavolta, in proprio, ha trovato l'1-0 Milan. E la terza penetrazione centrale, l'ala americana è riuscita a penetrare verticalmente nella parte centrale dell'Inter, protestano i giocatori interisti, ma la percussione è stata di una qualità. E poi chi è quello che mi ha colpito? È la velocità palla al piede, cioè è riuscito. Lautaro in mezzo a tre, riapre Di Marco, Di Marco! Il pareggio dell'Inter, gol bellissimo con Di Marco, che ha proposto l'azione, ha raccolto il suggerimento, ha trovato l'angolo giusto, lontano da Biliardo, che ha fatto la 1. Due cose da sottolineare, Pier, il cambio di lato, quello dove soffre il Milan, ancora una volta, da destra a sinistra, Di Marco, ma permettimi di sottolineare la giocata di Lautaro. La giocata di Lautaro è straordinaria, perché finta il tiro, questa risultata di Javier Zanetti. La battuta di Reinders, contesto, colpo di testa, ecco 2-1! È arrivato, è sbucato, ha trovato la soluzione vincente Gabbia! 2-1 Milan, 88 minuti sugli sviluppi del calcio di punizione, pennellato magnificamente, Gabbia con la scelta di tempo, una delle scelte dei pallottaggi risolti in questo modo da Fonseca, trova il gol del 2-1. E il protagonista tra il recupero, il pallone diventa buono per Tobi! Lui vuole questa palla sul suo sinistro, no? Per attaccare la profondità, e come appunto un attimo di libertà è un misto tra potenza e precisione nell'angolo opposto. I suoi palloni, Dobbik! Deciso, Dybala a incrociare! Intuisce ma non basta, la coglie, 2-3! Calcia forte, intuisce questa palla, ma calcia forte, però non c'è la possibilità di intervenire. Aumentare la forza della velocità della palla. Dobbik, Dybala, i marcatori di Roma Udinese, l'urlo dell'Olimpico. Calcia molto forte da quell'altra, vedi? Avesse calciato tre volte, poi chiede, ottiene l'appoggio di ritorno di Dobbik! Cercato qui, e Baldanzi mi sembra l'uomo che va a fare questo gol qua, non cercato la palla in porta. È Baldanzi, l'ho confuso io, scusate, meglio non era corsa, però dico, la freschezza di Baldanzi, la voglia di entrare in quel 1-2 lì e la caparbietà fino in fondo. Ho confuso Dybala con Baldanzi, perché è una giocata che sembra da Dybala. Battuta lì in un ottavo, è proprio per Hila! Eccolo qui, l'avevano cercato più e più volte, e adesso si butta dentro, suo primo gol in carriera in Serie A, e avanti la Lazio. E ancora una volta i calci piazzati, battuto bene il movimento, non due, la terza volta, ma questo chi la prende benissimo, dentro l'area piccola, Muzzo gli rimane dietro, non c'è da vedere. Rincorsa destro di Gudmundsson, che ci mette 3 minuti e 20 secondi per prendersi Firenze e pareggiare solo 1-1. Lo aspettavano tutti, lo volevano in campo, gli serviva la squadra. Ciao, sono arrivato a Firenze. Gudmundsson si presenta implacabile, perché poi anche prendono e calciare il rigore. Gudmundsson! Deciso di calciare centrale con qualità e sicurezza. Personalità del giocatore alta. Proprio quando stiamo entrando nel recupero, saranno 5 minuti di recupero da qua. Giorena è vicino, riesce a seguire Colombo. Colombo! La sblocca l'Empoli con il secondo del campionato di Lorenzo Colombo. Avanti la squadra di D'Aversa, 1-0 Empoli.
da valutare la posizione di Lorenzo Colombo, che intanto esulta. Con Esposito, finta, Esposito! Il 2-0 dell'Empoli, è un gol bellissimo di Sebastiano Esposito, il secondo in Serie A, il primo su azione, raddoppio per la squadra di D'Aversa, con il gol di Sebastiano Esposito. Ci aveva provato, aveva trovato i pugni di Scuffet, ci ha riprovato, trovando... Qui Tony Sanabria, passato davanti alla porta, non sbaglia Tony Sanabria, dal nulla gli arriva questo pallone e lui riesce a recapitarlo in porta per l'1-0 del Torino, premiata dopo neanche 10 minuti la scelta di Paolo Vanoli. E abbiamo proprio parlato di come vuole questo lavoro delle due punte, qui c'è stata un'ottima combinazione, questo velo da parte di Zapata, ecco, lo rivediamo qui vicinissimo, batte corto, batte fuori, velo di Belaian per il sinistro di Castanos, che incastra le spalle di Milinkovic-Savic, gol molto bello di Castanos per l'1-1 dell'Hellas, che partenza! E questo è un gol di grande fattura perché è molto complicato, soprattutto quando la palla ti arriva così, lo schema è uscito in maniera perfetta, Belaian se la fa passare sotto le gambe, poi al cross sul secondo palo, Zapata di testa! Buca la mano di Montipò, l'ha costruita perfettamente il Torino, con pazienza, con precisione e con la testata del suo bomber, del suo capitano, Tuvan Zapata, è ancora avanti il Torino. E come avevi appena anticipato tu, il lavoro sulle fasce dal tuo Comagnani, c'è Adams! L'Italia c'è Adams con un destro che si va ad infilare alle spalle di Montipò, il guizzo improvviso di c'è Adams, 3-1 per quella che attualmente è la capolista della Serie A. E qui c'è il pallone, Belaian per l'assist, Moschera per il gol, 3-2, ha segnato l'Hellas. A 30 secondi dalla fine si carica il Bentegodi, si carica l'Hellas, la giocata di qualità di Belaian, non più ormai una notizia, il gol di Moschera, il terzo in campionato. E si coordina Zappa Costa, trova un grande angolo, è un grande gol, la sblocca l'Atalanta dopo 18 minuti col primo campionato di Zappa Costa, 1-0. E questo è un gol molto molto bello perché la palla gli rimbalzava, quindi non era facile tenerla bassa, da lì si fanno anche figuracce, invece si coordina molto bene. Attacco di San Giroberto, Strefetta subito, zona tiro, 20 secondi e come la ripresa subito con il collo esterno di Strefetta, grande gol, 1-1. Mamma mia che gol, veramente bellissima questa tutta l'azione, perché il movimento di Cutrone porta fuori Kosunu, aperto lo spazio e poi il destro di Pasta e Biato, anche la fortuna adesso ad aiutare il Como che ha ribaltato la partita con il primo in Serie A di Nico Pass, 2-1, clamoroso, si è spenta l'Atalanta. Eh sì, ma il Como ribalta l'azione ma poi accompagna con tanti giocatori, sta bene in questa Fadera, doppia senzata su Verona e poi il sinistro, come è ripartito il Como con l'assist di Nico Pass, è la prima volta in A di Fadera, 3-1. E questa grandissima qualità sia nel passaggio di Nico Pass ma anche nell'uno contro uno di Fadera contro De Ron, lo disorienta con due finte. Lukman, 3-2, ma qui dovrebbe essere finita. E Lukman è l'Atalanta che va a raccogliere il pallone, ovviamente il rigore, la trasformazione è buona e tasto stop, la prima vittoria del Como di Fabregas in Serie A, rimane il derby, arriva contro l'Atalanta al Gevis e per Fabregas arriva contro uno dei pallone per il Bologna, va dentro a cercare Urbanski, assist di Lipojannis, è testata perfetta di Kasper Urbanski, il primo in Serie A, sblocca la partita al 24esimo. Inserimento letale di Urbanski che si fa trovare sbarcato sul secondo palo, pallone perfetto recapitato di sulla testa. Sfida di Ravaglia, Djuric arriva per primo e fa 1-1, Milan Djuric.
intervento non perfetto di Ravaglia sul tiro da fuori di Maldini. Arriva cattivo a prendersela di Ugale, Castro, libertà, Castro! Santiago Castro! Destro favoloso del Toto Castro, 2-1! Ci ha provato, ci ha riprovato e alla fine ce l'ha fatta! Il più difficile. E fa gol al 32esimo, avanti Lecce. E qui in una partita fatta di duelli, Dorgu vince il duello con Koulibaly. L'Italia è davanti, Koulibaly disattento, si fa prendere dentro, cosa che il terzino non deve mai fare. E poi Dorgu è freddo perché davanti alla porta trova il primo palo e porta in vantaggio Lecce. La poteva sbloccare solo una situazione del genere, perché erano tutti... Grazie di punizione, la ricorsa di Krstović! Potente dentro la porta! Dirompente Nicola Krstović, con tutta la rabbia in corpo, fa 2-0 per il Lecce. Ma con tutta la rabbia e la voglia di fare gol per tutte le occasioni che abbiamo avuto già in queste partite anche oggi. Scarica di potenza, forse un po' deviata, ma Suzuki non ci può fare niente. Come gira la partita, Parma che è in superiorità numerica, viene espulso un giocatore. Alquist, il gol dell'ex arriva a 2.5 dalla fine, chiede scusa Alquist, ma il Parma è ancora dentro la partita, 2-1. E d'altra parte il calcio è questo, se non l'ammassi la partita con le occasioni che ha avuto il Lecce con Krstović, il Parma comunque le aveva avute. Mohamed mette ancora dentro il pallone, Aino, Aino, 2-2, la pareggia il Parma al sesto di recupero, clamoroso quello che abbiamo appena visto al piede del mare, clamoroso, con un cuore grande così, la riprende, la riacciuffa il Parma con l'assist di Mohamed all'esordio in Serie. Oessanio si è buttato dentro, la palla sfila, palo, entra in porta! Nel modo più assurdo possibile probabilmente, riesce a trovare il gol del vantaggio il Venezia, beffato Gollini, 1-0 al pezzo! Sì, veramente il modo più assurdo, ancora una volta bravo Bugio che recupera questa palla, prova l'inserimento di Henderson che lascia questa palla. Cross, non male! Poi un palo! Punta in porta anche Gollini e fa 2-0 per il Venezia, l'ha voluto, l'ha cercato, l'aveva sbagliato, adesso l'ha trovato, sotto il muro arancio-nero-verde, 2-0, poi a palo. E questo è gol d'attaccante, vero, perché si immagina già la palla sul secondo palo che può arrivare in quella posizione, grande...